più vicino magari. Eccola qua. Non voglio entrarci. Due. Tre. Vai pronto. Una pistolettata, va bene. Pronto, stai morendo. To. Mia, mia, mia. Caruccia le combo. Dai, consigliere. Svolazzamenti vari. Ma quanti siete? Non vedo niente. Non vedo niente. C'è ancora? Oh, ce n'è ancora. Ignis è morto. Telecamera però è davvero un po' ballerina in alcuni punti. Mi prendo la pozioncina. Dragone, perfetto stile. Ed è andata. Ripigliati, pronto. Che se ci fanno il culo sti qua, chissà il Behemoth. Cautelissima. Eccolo. Naturalmente nella nebbia, per presentarlo nel miglior modo possibile. Seguiamolo. Controlla la barra in alto sullo schermo e avanza con prudenza. Se abbiamo ottenuto, nascondi dietro un masso fino a quando non perdi interesse. Dov'è la barra? Ok, è apparsa solo adesso. Boh, tranquillo. Che fa lei, curva? Non male che da quell'occhio non vede niente. Magari un po' più lontano dall'albero. Ok. Finché vedo la coda sto tranquillo. Devo
Devono sempre fare la strada più lunga per tornare alla propria tana, vero? Secondo me sta percorrendo 20 km per arrivare in un nido che era a 500 metri. È andato? Ho trovato la tana del Behemoth. Oh, c'è una fenditura. Dove è passato il Behemoth? Ah, wow. Ripeterete ste cose in Final Fantasy VII Remake, vero? Perché l'avete già fatto vedere nel trailer. Mi piace credere che siano ottimi momenti di cinematografia. E tu come hai fatto a essere qui? Voi tutti come avete fatto? Ah, grazie. Potrei morire. Fermi, amici. Aspettatemi. Sono il re. Fotina. Ok, vabbè, questa nebbia è teatrale, eh. Io non mi riparo, vero? Sono meglio di tutti voi. Sono qua apposta. Si mette a correre, cos'è, Karawai? Perché non me lo puoi raccontare stando fermo? Bene, bene, ti avvicina. Pronto, devo far esplodere la cisterna. Qua, e si corre. Il tempo cambia proprio a seconda di come espiriamo e inspiriamo. A questo punto Gladio lo attaccherà da destra. Io sto con Gladio. Questo non è Gladio. Gladio? Tutto bene? È un buon piano se mi dite che io posso fare quello che mi pare. Per il momento è un buon piano. Dovrò andare avanti io. Ah, eccolo. Sei pronto? No, sei Gladio. Ok, Ignis. Facciamo partire. Ehi. Dobbiamo dargli una sveglia. Uso il comando Hyper per scattare verso l'alto e dare il colpo di grazia. Va bene. E poi. Aia. Ipercolpo. Aio! Via! No, non volevo morire male così! Via! La mia agilità è pari a zero! Sono salvo! Sono salvo! Hai fatto esplodere sta cosa! Bello! Datemi un attimo che mi ricarico. Va bene. Soc! Dritto nella colonna vertebrale. È stato un po' troppo facile. E
Abbiamo tutti quelle suole orrende. Sì, sì, stavo già andando in quella direzione. Aia! Minchia, ma avesse dato un attimo di tempo, magari, eh. Posso pozionarmi? Sì. Occhio alla coda. Ne approfitto. Sempre piuttosto resistente comunque. Vi siete curati? Sì. Scappa dal Behemoth, no! Come dei vigliacconi! Dalla parte sbagliata scappo sempre, vedo. Toglietemi sto lock, toglietemi sto lock. Ah. Me ne vado! Me ne vado! Me ne vado! No. No, sono al re, la prego. La prego, sono al re. Me ne vado. Ah! Sta andando! Sto arrivando, amici! Amici! Sì, lo so! Amici! Vi ho raggiunti! Occupatevene voi! Ho visto una roba orribile! Quindi niente, senza una lira! Sì! Ok, quindi c'è un altro piano. Se c'è un altro piano mi fido. Chocobo! Sì, vabbè, però è pronto. Diventerai uomo anche tu prima o poi. Chocobo! Sì, l'ho detto io che lui diventerà uomo. Da che pulpito, eh? Chocobo! Dove sei? Di là. Questo è uno scherzo. Cosa, Chocobo? Chocobo non scherzano mai. Sì. Salgo. Che diamo in giro? Ma sì, ma che ne sappiamo? accampatevi, va. Stronzi disperati. Stufato di carne. Mi piace di più. Marca Coleman nell'esdraio. Pure questo. Sì, dopo essere scappati come degli stronzi dal Behemoth, ci sta una victory fanfare. Il re è l'ultimo che si sveglia. No, non per il momento, vorrei andare alla stazione di servizio e vedere le cose. Comprerò da mangiare anche là.
Però vabbè, è carino esplorare un mondo e procacciarsi il cibo che verrà trasformato in straordinarie ricette. Non riuscissimo a diventare re, potremmo comunque avere una trasmissione di cucina, vanno molto di moda di questi tempi. Scrivere dei libri, partecipare a Final Chef. Cosa vuoi? Aia. Ma ti pesto. Cosa vuoi? È passato di qua? Giacomo Nero! No! Giacomo Nero, vieni qua! Io ti voglio bene! Ho visto un Giacomo Nero. E qua si è fermato anche. Poveri Giacomo, minacciati da un terribile behemoth. Veterano di guerra. Che bello! Va sulle montagne! È un Giacomo Nero! Io voglio. Ti prego, Final Fantasy XV. So che sarebbe un po'. Tra l'altro, è lo stesso colore dei miei capelli con i riflessi blu, quindi sarebbe stupendo. Ma. So che sarebbe un po' ripetitivo e citerebbe troppo direttamente Final Fantasy VII e potreste farlo nel remake del medesimo. Ma Final Fantasy XV, fammi accoppiare Chocobo. Mi piaceva un sacco. Voglio accoppiare Chocobo. Un allevatore in tutti i sensi, al 100%. Fammi accoppiare Chocobo. Voglio creare i Chocobo più belli e potenti mai visti prima e portarli alle mostre e diventare famoso per questo. Fanculo, trama principale. Che ne dite? Di là. Neri. Voi li avete solo modello base. Buon uomo? Torniamo subito. Bene. Quindi cos'è? Si riposa? Oh, si vede l'interno. Peccato non poter entrare direttamente. Allora. Parla col proprietario, il quale al momento non è presente. Quindi farò passare del tempo. Danzai. Buongiorno. Sì, anche combattendo i behemoth. Spostati. La grotta di Fochou. Fochouk. Ci andiamo. Schifosi insetti. Sempre più virili. Non lo so. Tranquilli, è una side quest.
Pipistrelli. Roba che assomiglia a pipistrelli. Forse perché siamo un party. Ok, i saltellini si possono ancora fare. Dica. Orologio rotto. Qualcuno è passato di qua. Altrimenti sarebbe un finale indegno per questo Final Fantasy. Questi teletrasporti che mi confondono. No, mi ha inciurato una pozione. Ma brutti figli. L'hai mancato di un casino. Oh, un contrattacco. Ci ho guadagnato anche un antidoto. Consigliere? Senza pietà. Ma non ce n'è bisogno. Che non riesco a capire entro quale distanza dovrei essere per curare bene i miei compagni. Che tipo adesso la pozione non me l'ha fatta usare. Si curano piuttosto bene da soli comunque. Completamente cannato. Forse ci siamo? No, 170 metri, figurati. Oddio. Veramente? Quanta roba. Tempesta dovrebbe funzionare. Sì. Ritornate nel buco da cui siete venuti. Però è abbastanza spettacolare il combattimento con un sacco di nemici. Uff. È dura, ragazzi. Sì che si riposerà dopo questa. Perché avremo bisogno di un po' di cure. Pronto? Successo?
Avanti però. Serve una manina. Grazie. Vabbè. Dunque, si è verificata una baraonda senza fine e verso la conclusione di questa grotta siamo stati attaccati da una quantità immonda, non ho neanche provato a contarli, di goblin. Sì, un attimo, Gladius. Ignis e Prompto sono defunti, nel senso che la barra rossa del KO si è esaurita e immagino che sarebbe servita una coda di fenice o qualcosa del genere per farli tornare in vita nel corso della battaglia, e ho terminato questo scontro infinito durato 10 minuti in realtà con soltanto Noctis e Gladiolus che continuavano a entrare nello stato di affaticamento di semi-KO per poi rientrare nello stato di combattimento. È stata lunga e frustrante e alla fine ho dovuto allontanarmi da questa zona per fare in modo che i goblin mi attaccassero a gruppi più ridotti, altrimenti non ne saremmo usciti vivi. Ho esaurito tutte le pozioni. Un attacco piuttosto inaspettato, ma credo di essere entrato in questa grotta troppo in anticipo. Quindi se c'è un boss alla fine di tutto ciò potrei rimanerci molto male, invece no, forse è una cosa carina. Si crea della materia qui? Posso? Cos'è? Materia. Wow, gli occhi viola. Ho un'invocazione che sarebbe comunque materia in qualche modo. No, mi fai paura così, Noctis. Che è successo? Stai bene? Potere divino! Che sarebbe? Quando i tuoi PV stanno per esaurirsi, puoi invocare l'aiuto di Ramu. Bello! Beh, aiuterà contro Bahamut. Non so se ci sarà contro Behemoth. Nemici sconfitti con l'aiuto di Ramu. Sì, voglio uscire. Grazie. Grotta terribile. Voglio uscire. L'ho già visto Ramu perché è diventato famosissimo. Sì. Tramite YouTube. Però voglio vederlo con i miei occhi. Provo a invocare una forza soprannaturale per salvataggio temporaneo in corso. Le 4? Tutto bene? Stai salvando? Spero di sì. Ho fatto un po' di fatica nella grotta. Spero che tu non te la sia presa. Ce l'ha fatta. Ti fa sentire vivo. Immagino che convenga tornare alla roulotte, dormire. Spiacente, ma... Fuga smart. Siamo come i barboni lungo la strada. Acquisti. Riposo. E poi Behemoth. Potrebbe essere la fine della demo, per quanto ne so. Non si può vendere la rana?
Pare che nessuno sia mai riuscito a trovare più di 9 rane di Dusk, che è la zona, quindi 63 artigli di smilodonte. Cosa me ne faccio? C'è un modo per arrivare a 63 più velocemente. Orologi rotti, ma perché? E va bene così. Le uso la roulotte? Quanta roba. Dunque, non abbiamo altre missioni, neanche secondarie, tranne una raccolta di funghi, che penso sia veramente di scarsa importanza. Quindi suppongo che una volta distrutto il Behemoth. Ah, questa è una pozione, ho già fatto. 18 ne ho comprate. Credo che dopo aver affrontato il Behemoth e dopo essere andati alla stazione di servizio per riparare l'automobile, la demo si concluda. Sono 2 ore e mezza barra 3 di gameplay potenziale ed è buono. Dopo non aver visto nulla di questo gioco per oltre 6 anni. Se non di più. Non mi aspetto molto dalla Platinum Demo perché sembra più che altro una tech demo. Tanto per mostrare texture cittadine, ambienti più accattivanti di questo, il sistema di combattimento portato ai massimi livelli con le ultime aggiunte che dovevano inserire, mi pare, grafica migliorata, nuovi mostri, qualche abilità in più, un'altra evocazione. Ma potrebbe esserci qualche sorpresa comunque. La cosa carina del Platinum Demo è che avrà anche un piccolo scopo per... Cosa fai se ti si rompono gli occhiali? E se ti si rompono anche quelli? Avrà qualche piccola sorpresina. Comunque, nel senso che il protagonista della demo suppongo sia lo spirito di Carbuncle, e completata quella, il gioco completo, quando girerà sulle nostre console, potrà attivare il salvataggio della demo completata per scaricare immediatamente Carbuncle in un determinato momento del gioco. Quindi avremo un'invocazione extra, se non mi sbaglio, in Final Fantasy XV, grazie. Alla Platinum Demo che avremmo scaricato gratuitamente. Sarebbe stata un po' una fregatura se avessimo dovuto comprarla. In tal caso ci avrebbero offerto un'evocazione a pagamento. Invece è un omaggio. Giocatevi la Platinum Demo, è carina, e vediamo Carbuncle per il gioco vero e proprio. È una buona cosa. Quasi arrivati. La nebbiona. Thank you.
console si sia frizzata durante il salvataggio temporaneo. Ho paura che mi toccherà o ricominciare la demo o, nel migliore dei casi, registrare la sconfitta di Mehmoth a parte. È impossibile che un salvataggio temporaneo possa richiedere tutto questo tempo. Ok, ho ripreso Final Fantasy XV, mi sono diretto verso la tana del Behemoth una seconda volta, il gioco non ha ancora utilizzato l'autosalvataggio, perciò potrebbe incepparsi un'altra volta, ma credo soprattutto di aver trovato un ingresso molto più comodo, ovvero questo, situato in quel punto esatto della mappa. In effetti tutta quella zona grigia e tortuosa segnata sulla mappa è il dungeon con il Behemoth, lo noto soltanto adesso. Sono una persona dallo spiccato senso investigativo e deduttivo. Cominciamo quindi dal fondo. Dovremmo incontrarlo prima. La musica è ripartita, è epica, non vedo Behemoth all'orizzonte. Lo vedo. Buonasera. Stavo già caduto. Spero che il tutorial mi spieghi come si faccia a... Cos'è sta cosa? Ah, boh, niente. Oppa. Come si faccia a evocare Ramu, che ho già visto, ma vorrei vederlo con i miei occhi. Ho comprato delle pozioni. Non è vero, perché il gioco non ha salvato. Bastardo, pensavo avessi salvato dopo gli acquisti. Bene. Aiutatemi. Mi tengo premuto sperando di sopravvivere. Invoco. Credo di aver invocato. Da morente. Si può fare? Beh, il temporale sta arrivando. Ok, la scena è scriptata, non è completamente automatica. Oh, eccolo. Minchia. God of War praticamente. Sono tornate le bestie elleniche. Wow, che roba! E lasciamo queste invocazioni nelle grotte così? Da togliere 500.000 punti. Bello! Non, è inspiegabile come abbiamo fatto a sopravvivere. Sì, con quanta allegria, è pronto. Io sarei traumatizzato a vita dopo aver visto una cosa del genere. Dio si è manifestato di fronte ai miei occhi e ha ucciso un Behemoth. L'abbiamo ottenuto il corno del Behemoth? Non devo raccoglierlo. Ah, ma è questa la carcassa? E il mio consigliere ci è rimasto incastrato a vita? Esci, fai il giro. Per una volta ti do un consiglio io. Esci, vabbè, fai i tuoi. Ce la fa? Non ce la fa. Si stanca, non ce la fa. Poverino, mi dispiace tantissimo. Il gioco ha avuto compassione di te. Torniamo indietro, quindi. Beh, è stato facile, ma piuttosto spaventoso. Apprezzo i vari effetti particellari e la distruzione, relativa all'invocazione e all'attacco di Ramu. La zona comunque è tornata al suo stato originario, la vegetazione è ricresciuta pimpante. Questo è spettacolare ma assurdo allo stesso tempo. Questo lato assurdo toglie parte della spettacolarità. Però beh, non avevamo mai visto una cosa del genere in un Final Fantasy. Un'invocazione così spettacolare e ben inserita nel contesto della battaglia. Finalmente le invocazioni assomigliano davvero a immense creature che si manifestano nell'ambiente e cambiano le sorti della battaglia. Spero che questa demo non abbia preparato un Ramu decuplicato in quanto a dimensioni e potenza solo per mostrare l'abilità grafica del team. Non credo, perché in un successivo trailer, nell'ultimo recente, c'è Titano o Odino. Credo sia Titano. Aveva un attacco che si chiamava. Avevo un nome simile a Furia degli Dei, quindi mi era venuto in mente Odino. No, non credo. Odino senza cavallo sarebbe uno schifo.
No, è Titano. Titano come quello di Final Fantasy VII. Dovrebbero essere magari anche numerose, però utilizzabili pochissime volte, non solo in battaglia, ma nel corso di tutto il gioco. Abbiamo visto Leviathan, al momento inerente soltanto a eventi principali della trama, nella capitale del regno. E poi non mi pare di averne visti altri. Non ho idea di cosa sia quel cristallo. Oddio. E va bene. Quello mi faccia apparire un cerchio. Un cerchio dell'amicizia. Contrattacco? No. No, no, no. Tempismo, tempismo, tempismo è un problema. E invece. Bello. Vabbè, arriva anche la cavalleria col portabandiera. Trovate sempre i momenti migliori, eh. No, avevo bloccato. Propongo una fuga tattica. Non ho pozioni. Il gioco non se ne è ricordato. Non c'è un posto dove posso fuggire con l'hyper. Non lì. No, io me ne vado. Io esco. Scusa Hironobu, ma io esco. Ma che casino laggiù, con quella cazzo di bandiera alta come un condominio. Andiamo a vendere al negozio un corno di 6 metri e mezzo di Behemoth, che non so come riusciremo a far passare dalla porta. Ho qualcosa di interessante per lei, ma deve venire sul retro, signore. Non posso portarglielo qui al bancone. Corno di Behemoth. Bene, non l'hanno svalutato. Prendo anche sti artigli di Smilodonte per quel che può servire. E i porcini di As. No, questi li tengo, magari li cuciniamo. Ho pagato in contanti 25.000. Togliti, pronto, che volevo fare una foto. Togliti, Gladiolus. Mi fai far brutta figura, sono il principe, non puoi essere alto 2,20 m e io 1,55 m. Vattene, quel tatuaggio di merda. Fotobombing, non c'è verso. Fotobombing. Io sposto. Ma allora, ma vi volete... Mi prende troppo letteralmente il concetto di bodyguard. Questi due cosa fanno laggiù? C'era un tasto zoom a ben, non nei luoghi chiusi. Ok, mi riavvicino al bancone. Se riesco a beccare anche la donnina, bello! Stia ferma, va bene, l'ho presa. Il commesso si è girato, naturalmente, perché la perfezione non è mai auspicabile, ma... grazie. Grazie, il quindicesimo colosso. Spio sti due. Questi due pazzi. Come cammina poi? Ma... Cosa mangia signorina? Patatine fritte? Sì, le stava... Le sta intingendo nel tavolo. Sta raccogliendo la polvere con le patatine. E brodaglia. Patatine e brodaglia. Sempre insieme. Cosa faranno sti due? Alla faccia del risvoltino, eh. Andiamo. Una fotina in più l'ho fatta. Bellissima automobile con la visiera stile cappellino da baseball. Oh, la macchina è qua. La mia macchina è nettamente la migliore. Targata Insomnia RHS 113. Cos'è la Pixar? Cassetto degli attrezzi, beh, ben fatta tra l'altro. E le solite pose. Che si guardi il sotto o il sopra dell'auto, la posa è sempre quella. Resisterò alla mia tentazione perché sono di famiglia nobile e parlerò con lei soltanto. Bell'Andy.
pose. Cioè, l'ha riparata preventivamente, pur non essendo sicura che avremmo potuto pagare. Bene. Posso guidare? Si sposti, non vorrei. Bella questo. È una foto alla roulotte, non la facciamo? Alla meta roulotte. Sempre in mezzo. Va bene. Saliamo. Fino alla. Ah, si può andare? O finirà la demo? Vediamo. Grazie. È con quel che l'abbiamo pagata. Ma noi abbiamo ucciso un behemoth. 25.000 guil. A cosa è servito? Avrò offerto solo il lavaggio e il collaudo. Va contro qualunque codice del meccanico, che di sicuro fanno un giuramento prima di iniziare a lavorare. Non lavorerò mai gratis, mai manodopera gratis. Non ha colto, non ha colto. Il camion era quello dei servizi. C'è lo stesso stemma dietro a Cindy. Ci ricorderemo di te. La freccia? Non ha messo la freccia. Epilogo. L'audio è stato in giapponese fino adesso. Oddio, cos'è? Funesto il cielo, corrotta la terra, scesa su di noi è l'ombra della guerra. La rima. Gloria al sovrano che tutto protegge contro il male supremo, la sua spada è legge. Dall'alto dei cieli sia benedetta la sua mano, messaggera di pace a cui tutti anneliamo, ci sono le spade. Lunga vita alla stirpe, alle gemme divine, ai cristalli, prima dell'ultima notte, dell'eterna fine. Quello del mio regno dovrebbe essere l'ultimo cristallo esistente al mondo. Ah, si chiama Insomnia? Ha un altro regno? È stato pesantemente bombardato. È morto. Mio padre è morto. No. Io non sono morto. Neanche Luna Freya. Di tenebre. Minchia che artwork a salire. Nelle tue vene scorre sangue reale, mio padre. Ma che roba. Mistero, ma mio padre è vivo o morto? Continuano a darlo per vivo nel gioco. Quindi non è morto nessuno, la notizia è completamente tendenziosa. Grazie per aver giocato Final Fantasy XV, episodio Dusche. Spero ti sia piaciuto. Sì, mi è abbastanza piaciuto. Il gameplay non è perfetto, non è incredibile secondo me, ma è sicuramente efficace ed è un buon cambio di passo rispetto
a Final Fantasy XIII, la grafica è bellissima per quanto mi riguarda, cali di frame rate, ma penso che siano dovuti soltanto alla versione demo. La Square Enix ha avuto un anno, avrà ancora 4-5 mesi per continuare a mettere a posto la grafica, e in teoria non dovrebbero esserci problemi di questo tipo. Sì. Sulla trama c'è ancora l'enorme mistero, anche se è bella la base, la premessa, per quanto non sia particolarmente originale. Una ottima strada sarebbe quella di giocare sull'emozione piuttosto che sui conflitti politici, anche perché non siete capaci a farli. Non siete capaci a realizzare, credo, enormi trame socio-fantapolitiche estremamente crude alla Trono di Spade. Non ci sono mai state in Final Fantasy, credo non ci saranno mai. Final Fantasy XII avrebbe potuto provarci, ma anche da quel lato ha deluso e pochissime cose si sono salvate, come ad esempio, a mio parere, i giudici Magister, il Cid di Final Fantasy XII e gli Okkurya, ma non sono stati spiegati, manca una lore efficace in Final Fantasy XII, dannazione, e non si capisce mai l'importanza di tutti gli elementi. Sembra tutto uscire, fuoriuscire dalla trama a un certo punto dal nulla, senza alcuna citazione prima, senza alcuna dietrologia, senza ne nessuna forma di cosmogonia, come ho letto nell'epilogo di questo demo. Quindi, se ogni elemento di Final Fantasy XV verrà spiegato dalla trama e assumerà un ruolo preciso all'interno dell'intera struttura narrativa del gioco, c'è speranza. Ma Noctis e il suo gruppo devono avere forti sentimenti, Luna Freya, chiunque essa sia, deve avere forti sentimenti e devono essere presenti e continuare a confluire negli eventi in maniera costante, altrimenti non ci appassioneremo mai a questa storia. Reclamare un trono è sempre un'azione piuttosto appassionante che aiuta il giocatore, ma io voglio sentirmi all'interno del contesto anche da un punto di vista emozionale, altrimenti sembrerà il classico gioco in cui, beh, hanno trovato un buon obiettivo finale da perseguire, ma la narrazione non è all'altezza dell'ottima idea. E credo che questo non lo scopriremo fino all'uscita del titolo il 30 settembre. Bene, ora mi prenderò un'altra pausa e cercherò di giocare anche alla nuovissima Platinum Demo. Non mi aspetto molto dalla Platinum Demo, spero che ci sia un buon showcase di ambientazioni diverse dalla regione di Dusk che abbiamo visto in questo demo qui. Dovrebbe essere qualcosa di più dimostrativo e meno sostanzioso, ma va bene. E già stanno già mostrando fin troppo, stanno passando all'altro opposto, non hanno mostrato nulla per anni, ora stanno mostrando fin troppo rispetto a tutti gli altri giochi, ma è un buon modo per parificare la nostra infinita attesa. 10 anni in attesa di questo gioco, la presenza di Uematsu, Sakaguchi, e Yoshitaka mano come forma di firma per assicurare ai fan che questo è un vero Final Fantasy. Io spero solo che abbiate ragione, perché è l'ultima volta in cui voglio crederci. Se Final Fantasy XV mi deluderà sul serio, penso che sarà molto difficile farmi tornare sui binari della Square Enix. E ho evitato Final Fantasy XIII a partire dal suo sequel, il 13-2 Lightning Returns. Credo che li considererò per sempre un capitolo chiuso e non li giocherò mai se non per prenderli in giro. Ma Final Fantasy XV mi interessa e non lo so, gli auguro il meglio. Non sarà un'attesa febbrile in questi ultimi 4-5 mesi, non saranno un'attesa febbrile. Sono sicuramente molto più sull'attenti per Dark Souls 3, a parte che manca pochissimo e internet continua a subissarmi con informazioni che non desidero. Però penso che quando mancherà poco tempo anche Final Fantasy XV inizierà ad attirarmi sul serio, ma avrò tanta paura. Per la From Software ho grande fiducia. Ormai, se la sono meritata, la Square Enix no. Si attende la redenzione.